Sono in carico alla Jessica che potrebbero essere. Io credo che bisogna vendere e si può fare anche quello. Diciamo un'interazione via rete. Io come consigliere di Milano inizio a usare i mezzi pubblici. Ma del bilancio che possa essere diciamo destinata ad attività di proprio del discorso che facevamo prima della trasparenza. In questa seconda puntata parleremo di mobilità. Dal 2008, infatti, hanno preso vita alcuni dei cantieri delle grandi opere per la mobilità previste dal PIT, che non è altro che il piano integrato dei trasporti. Abbiamo chiesto ai candidati innanzitutto che giudizio danno a questo piano e quali eventuali modifiche o piani integrativi apporterebbero in questo momento che è comunque particolarmente critico per la mobilità cittadina. Sentiamo cosa hanno risposto. Allora, la maggiore critica che si può fare a questo piano è sicuramente quello che non ha previsto nei fatti il coinvolgimento da parte della cittadinanza. Cioè le opere possono essere buone o magari migliorabili, ma sicuramente quello che è mancato è il collegamento con la cittadinanza, cioè non si è coinvolta la cittadinanza in quello che sono le opere, quindi magari anche i disservizi che potevano nascere o quello che potrà essere successivamente. Quindi le persone non possono capire qual è l'importanza di quell'opera e anche capire i tempi per i quali loro avranno dei disservizi. Quindi questa è sicuramente una maggiore pecca. Poi il fatto di voler potenziare i mezzi pubblici è assolutamente una cosa da sposare, non c'è ombra di dubbio, ma quello che manca è appunto la parte della cittadinanza, perché senza di quella si corre il rischio di allungare dei tempi, perché a volte poi ci sono delle proteste dei cittadini che allungano i tempi, e sicuramente quello di farle partecipare alla scelta e alle azioni del comune, perché altrimenti questo non porta alla realizzazione in tempi corretti e ad usufruirne soprattutto come si deve, perché poi il problema è che le persone devono usufruire di questi mezzi. Quindi non basta questa cosa. Ma intanto io penso che l'ente locale dovrebbe assumere proprio un bilancio di sostenibilità. Un bilancio di sostenibilità che implichi quindi una pianificazione che armonizzi l'aspetto ambientale con quello sociale, quindi questo proprio come substrato. Poi rispetto al tema della mobilità, dico. Diciamo, si stanno facendo ovviamente già delle cose, però alcuni aspetti che riguardano più la mobilità dei singoli cittadini, legata per esempio all'uso al traffico veicolare, quindi come disincentivare? Dico disincentivare intanto con dei servizi che funzionino, che sembra una banalità, ma intanto noi sappiamo bene che questo non c'è. Un altro aspetto che secondo me è molto interessante dal punto di vista anche del miglioramento della viabilità, al di là appunto, ripeto, le cose che esistono già, che sono conosciute. Però io mi permetto di osservare che anche la pianificazione dei tempi della città è un elemento che può determinare, peraltro è anche previsto da una legge dello Stato e prevede una diciamo armonizzazione dei tempi che è funzionale a varie esigenze, quindi non solo alle esigenze delle famiglie, dei figli da lasciare a scuola, ma anche ai momenti di carico e scarico delle merci. Questo diciamo ovviamente rientra per esempio in un miglioramento della mobilità. Ancora, l'istituzione per esempio di una carta unica per muoversi in città, in modo tale comunque sempre con dei servizi funzionanti la disincentivazione dell'uso del proprio mezzo privato. Poi vabbè, car sharing, bike sharing, sono tutti servizi ormai diciamo conosciuti, ma non applicati. Dico, basterebbe anche applicare quello che già comunque esiste. E poi il tema dei mezzi di locomozione elettrici, questo è un aspetto interessante che non è stato tanto valorizzato. È chiaro però che anche su questo tema, che è molto secondo me interessante da sviluppare, bisogna tenere conto che l'alimentazione dell'auto elettrica dovrebbe avvenire con fonti di energie rinnovabili, quindi io penso diciamo anche a promuovere l'utilizzo di energie alternative proprio per la produzione anche di energia elettrica. E di questo è intanto il piano della mobilità, è un fatto importantissimo che andrebbe anche approvato al più presto possibile, in maniera da poter effettivamente avere le idee chiare su quello che si deve fare, su come si deve
deve fare. Ma c'è un altro problema. Questo è un esempio chiaro di come anche quando i fondi europei vengono utilizzati male. Perché in questo caso i fondi europei sono stati destinati per una parte, per come era comunque previsto secondo una delle direttrici principali, alla mobilità e quindi alle strutture che servono appunto a rendere possibile e migliorabile la mobilità, e però ci sono tutta una serie di problemi attorno a questi cantieri che sono stati aperti, uno non è stato neanche aperto ancora, ma attorno a questi cantieri che sono stati aperti ci sono tutta una serie di problemi che praticamente ne rallentano e ne riducono, diciamo così, l'importanza, i risultati. Ci sono cantieri aperti che si sono fermati per problemi burocratici, ci sono cantieri aperti che sono fermi perché ci sono indagini della magistratura, perché addirittura anche lì dove ancora non sono partiti già ci sono della mafia, cosa ho detto? Un lapsus terribile, ma ci sono infiltrazioni della mafia su cui la magistratura sta vigilando, perché comunque è denaro pubblico e dove c'è denaro pubblico arrivano gli interessi mafiosi. Ci sono altre situazioni in cui le cifre che erano state stanziate in base a quella che era il progetto oggi non sono più sufficienti, perché per ritardi, per varianti e per tutto il resto le cifre necessarie sono lievitate in maniera assurda. Quindi questo, si parte da un fatto positivo, cioè c'è il piano, ci sono i progetti, ci sono i fondi, e però questa cosa non funziona lo stesso. Allora io credo che sia necessario istituire una task force che si occupi di tutto questo e che controlli dalla prima all'ultima fase tutto il percorso di quelli che sono le opere necessarie per, in questo caso, per la mobilità. Tutto questo non c'è stato qualcuno che ha controllato da tutte le fasi, accompagnandole una per una e inserendole in un tutto organico, non in un fatto casuale o occasionale. Tutto questo è assolutamente necessario per permettere che lì dove ci sono i progetti, ci sono i fondi, le opere vengano realizzate nei termini che sono stati previsti, perché ci sono dei termini per la consegna delle opere. Sì, ma nello specifico, diciamo, per quanto riguarda il piano integrato dei trasporti, sì. Lei ritiene, diciamo, che questo piano sia adeguato alle esigenze di una città come Palermo, oppure avrebbe bisogno di modifica o comunque integrazioni? Io ritengo che integrazioni, senza dubbio, ci sia bisogno di integrazioni. Per esempio, bisognerebbe rivedere tutte le aree di parcheggio che sono state pur istituite in questa città e che però si dimostrano non adeguate, tant'è vero che sono vuote, sono stati spesi tanti soldi e però tutto questo è vuoto. Oppure posso fare un altro esempio che può sembrare banale: le piste ciclabili che sono state fatte in questa città e che oggi sembrano quasi una cosa ridicola, perché vengono utilizzate solo per posteggiarci sopra le macchine, perché sono fatte anche con un criterio che si è rivelato poco moderno, diciamo così, è poco adeguato. Le piste ciclabili, se sviluppate nella maniera giusta, permetterebbero a questa città di utilizzare al massimo un mezzo come quello appunto delle biciclette, che non inquina, che è assolutamente adeguato a questa città che è quasi tutta pianeggiante, che ha il sole per 10 mesi l'anno e quindi avrebbe anche le condizioni, diciamo, esterne per poter essere utilizzata al meglio. Allora, tra i parcheggi, le aree di parcheggio, ma anche i parcheggi urbani che vanno assolutamente rivisti perché si sono dimostrati assolutamente inadeguati, tra le piste ciclabili che vanno sviluppate, le biciclette potrebbero diventare, ripeto, uno strumento importante, lo è in tutte le grandi città, lo è in tutte le... una città come Bruxelles, che io ormai, nella quale io vivo ormai abbastanza tempo e che dove piove 300 giorni l'anno eppure vede i parcheggi con l'uso delle biciclette gratuito. Ritengo che ci sono alcune, il PUT, il piano del traffico urbano sicuramente è uno strumento importante e ritengo che quando un'amministrazione ricomincia non si debba ripartire da zero, ma si può ripartire anche da tre. Il PUT già, diciamo, già ha seguito un iter piuttosto complesso, è arrivato già in consiglio comunale pronto per l'approvazione. Sicuramente degli accorgimenti a mio avviso andrebbero apportati, soprattutto in relazione a quello che può essere l'introduzione di una metropolitana leggera, quindi quella metropolitana che consentirebbe attraverso trasporto su gomma, sempre chiaramente sotterraneo, di poter coprire le tratte che invece la metropolitana in atto, in costruzione, non riuscirebbe.
andrebbe a coprire, dall'altra anche l'anello ferroviario che chiaramente ha subito delle, diciamo, delle vicende alterne, nel senso che l'appalto è stato affidato, poi in realtà ancora non è stato definito, potrebbe risolvere anche notevoli problemi sulla mobilità. Inoltre ritengo che ci siano anche altri interventi di natura anche minore, se vogliamo per esempio la definizione di via Baviera, che per esempio è un tratto di strada che consentirebbe una maggiore fluidità del traffico in via Perpignano, nonché l'utilizzo di nuove percorsi che AMAT in qualche modo ha lasciato presagire. Ma il giudizio non può che essere negativo, perché i tempi non sono stati rispettati in nulla. Il piano della mobilità, ricordo quando fu presentato, io ero componente della commissione urbanistica al Comune di Palermo, e fu presentato nel primo anno della Giunta Cammarata, e era scritto nella cronologia della realizzazione delle opere che in 10 anni sarebbero partiti tutti i lavori, dalla metropolitana leggera automatica al raddoppio del passante ferroviario, alle linee tranviarie che allora erano 4 e non quelle che acquisivano, anzi addirittura inizialmente erano 8. Per cui la cronologia non è stata rispettata, la chiusura dell'anello ferroviario non è stata in alcun modo rispettata, e dovecché l'opera che io reputo strategica e importante, che è la metropolitana leggera automatica, è stata soltanto un'opera su cui sono pagati i progettisti, ma non è stato fatto nessun passo avanti per la realizzazione. Ma quindi lei quale intervento apporterebbe, diciamo, in termini appunto di miglioramento della mobilità cittadina? Cioè, lei, appunto, ho capito, lei condivide il piano, condivide i tempi di realizzazione che sono stati... Allora, io il piano continuo a pensare che l'attraversamento, diciamo, per spiegarlo un po' meglio, da Messina a Trapani, della città di Palermo, sia un problema che si risolve e che ha... su cui ci sono stati gli interventi che già sostanzialmente hanno in parte risolto, per cui il tema del raddoppio del passante ferroviario, la circonvallazione che su quest'asse funziona, sostanzialmente mi fanno apparire non una priorità questo tipo di spostamento delle auto e della mobilità in città. Il tema invece è l'attraversamento, è lo spostamento alle periferie, al centro, su cui continua a esserci dei limiti, dei forti limiti sulla mobilità cittadina, per cui il 101 funziona, il raddoppio del passante ferroviario funziona, la circonvallazione su quest'asse funziona. Il problema è che mancano le linee che portano al 101, mancano i collegamenti che portano al centro. Su questo è quel piano profondamente deficitario. Io credo che qui bisogna agire, non bastano soltanto i bus, su cui tra l'altro l'amministrazione Cammarata aveva previsto un piano di ridimensionamento pure lì di passaggio alle periferie, al centro, e sicuramente solo quelle linee tranviarie che sono previste non sono sufficienti. Ma intanto noi sappiamo che molti cantieri ancora ad oggi sono bloccati, e quindi ci sono dei laccioli burocratici che stanno impedendo alle opere di andare avanti. Io credo che bisogna andare verso una semplificazione amministrativa e anche verso una digitalizzazione di quelli che sono i processi, perché sicuramente accorciano le tempistiche. Dall'altra parte io credo ad una progettazione che sia partecipativa. Molto spesso il non aver invitato i soggetti che sono destinatari anche delle risorse o vari stakeholder hanno creato dei rallentamenti, perché poi ci sono anche dei ricorsi che sono subentrati in corso d'opera. Io credo che qualsiasi progettazione, soprattutto in termini di grandi opere, deve passare tramite il coinvolgimento non soltanto della cittadinanza, ma anche di quelli che sono gli attori interessati a quest'opera. E questo a Palermo non sempre è avvenuto, non soltanto per il PIT, ma io ne cito uno fra tutti, ad esempio il PUT, che è il piano urbano del traffico. Troppo spesso leggiamo di comunicati che vengono dalle varie associazioni di categoria piuttosto che dai diretti interessati, che lamentano la non partecipazione alla stesura del progetto. Questo causerà ritardi e, come sotto gli occhi di tutti, come nel caso di Palermo, la non approvazione e il non, appunto, espletamento delle misure per l'approvazione del piano.